oggi andremo a trattare un argomento di cui si sente parlare molto, quello dello smart working, queste persone, questi lavoratori che sono costretti a lavorare tante ore dal proprio PC di casa, alla propria scrivania di casa, che sicuramente non è quella dell'ufficio, sicuramente non ha la stessa ergonomia e la stessa comodità. Quindi qual è la posizione giusta che il nostro corpo deve avere in relazione alla scrivania, in relazione al PC, in relazione anche alla poltrona su cui siamo seduti? Vedremo quando e come adeguare il nostro corpo in relazione a ciò che stiamo facendo, quando e come sgranchirci le gambe, rilassarci e provare a migliorare la qualità della vita anche se stiamo lavorando da casa. La prima cosa, quando raggiungo la postazione dove devo svolgere la mia attività, è quella di controllare l'assetto della seduta. La seduta deve essere ad un'altezza idonea in relazione alla scrivania. Non devo ritrovarmi ad altezze troppo alte che fisiologicamente in relazione al PC mi costringeranno a chiudermi, o devo trovarmi in posizioni troppo basse che per forza di cose porteranno i gomiti sotto l'asse della scrivania e quindi costringono il mio corpo a protrarsi in avanti. Quindi il riferimento più o meno è la metà della nostra parete addominale in relazione alla scrivania. Prestate attenzione a questa cosa, che è il primo punto di partenza per far sì di avere una buona postura in relazione al nostro lavoro. L'aspetto numero due riguarda il PC, riguarda il nostro corpo, il nostro collo soprattutto, il nostro sguardo in relazione al PC. Come deve essere posizionato il PC per avere una buona postura? Deve essere posizionato ad un'altezza che ci consenta di non inarcare troppo il collo, di non flettere il collo e per conseguenza flettere la nostra parte dorsale. Quindi, se non ho possibilità di avere una seduta adeguata in relazione allo schermo, posso prendere un qualsiasi supporto, posso rialzare il PC in qualunque maniera, purché posso avere la posizione di sguardo leggermente inclinato verso il basso, ma comunque ad altezza portata di vista, non troppo basso né troppo alto, un'adeguata postura per star dritti con il tronco. Terzo aspetto riguarda le nostre braccia. Le nostre braccia devono avere una posizione di circa 90 gradi. Devo ritrovare il mio braccio più o meno a portata di mouse, a portata di touch, a portata di schermo, ma che non siano troppo allontanate dal nostro corpo o troppo vicine al nostro corpo, che quindi siamo costretti ad allungare il nostro corpo e a cambiare di posizione nello spazio più volte. Quindi cerchiamo di tenere il PC vicino al nostro corpo, ad una distanza da sguardo, come abbiamo detto prima, adeguata, ma che abbia anche la possibilità di farmi tenere i gomiti flessi a circa 90 gradi, in modo da poterci lavorare serenamente e con la giusta distanza. Vediamo adesso le gambe, come vanno posizionate in relazione alla scrivania, in relazione al PC. Le gambe dovrebbero avere una posizione, una volatura di circa 90 gradi. Dovremmo ritrovare le gambe sempre larghe quanto le nostre spalle, ad una volatura di circa 90 gradi. Perché se andiamo ad incrociare le gambe, come spesso tutti facciamo, o andiamo ad allontanarle dal nostro corpo le gambe, la nostra colonna inevitabilmente subisce delle modificazioni. Modificazioni che, se tenute nel tempo, purtroppo portano delle ripercussioni. Una soluzione ideale per far sì che le gambe mantengano sempre la posizione corretta è quella di un piccolo supporto, qualsiasi supporto da posizionare sotto la scrivania, in cui vado a appoggiare i piedi. Poggio i piedi e mantengo la posizione corretta. Un altro ultimo aspetto da tenere presente quando siamo di fronte al nostro PC, alla nostra scrivania, è quello della zona lombare. La nostra zona lombare deve avere sempre un appoggio stabile e sicuro. Devo ritrovarmi sempre con la sicurezza di avere una solidità per l'appoggio delle spalle e della schiena. Una soluzione adeguata, se vi accorgete che nella vostra seduta non c'è questo supporto, non c'è questa sicurezza, è quella di utilizzare un cuscino. Cuscino che io vado a posizionare esattamente nella mia parte lombare, lombosacrale, che va a tamponare la zona finale e vi consente di avere la posizione adeguata in relazione allo schermo e la sicura di non avere mai la zona lombare staccata dal resto del corpo.
Io spero che questi accorgimenti che vi ho appena illustrato li troviate utili e riusciate così ad adeguare meglio il vostro corpo e la vostra postura in relazione alla vostra scrivania. Un'ulteriore indicazione che voglio darvi è quella di alzarvi, di sgranchire le gambe ogni 20-40 minuti. Cerchiamo di riattivare la circolazione, di non passare tante ore senza alzarci dalla nostra scrivania, altrimenti le ripercussioni, se questa cattiva abitudine è protratta nel tempo, potrebbero essere importanti. Quindi cerchiamo di tenere il nostro corpo attivo, seppur stiamo lavorando, cerchiamo di muoverci e di adeguare sempre il nostro benessere all'attività che stiamo svolgendo, è importante. Mobilizzate la cervicale, cerchiamo sempre di fare delle rotazioni, allungamenti laterali, come abbiamo visto anche negli altri video, cerchiamo di far sì che questo periodo venga passato comunque nel miglior modo possibile. E buon smart working a tutti!